Seguendo anche l'introduzione che l'ANCI ha fatto, che richiamava anche il ragionamento sui collegamenti o cosa succede in Europa, in la nostra situazione, vorrei partire un attimo da lì anche per spiegare i nostri comportamenti, perché la pancia serve, però siamo convinti e siamo nati per questo, sperando di scioglierci il più rapidamente possibile, perché siamo nati come soggetto transitorio, ponendo un obiettivo, quello della costruzione di una forza politica della sinistra in questo paese, che riteniamo non ci sia oggi, degna del nome, degna di questo nome. Tenere insieme, fare un percorso il più possibile ragionato, che permetta, rispetto a cosa pensiamo, di raggiungere e costruire degli obiettivi. E la faccio da Europa, perché questi sono alcuni comportamenti. Ci convince l'interesse nazionale, ci convince un punto. L'operazione che sta avvenendo, l'operazione economica di ridistribuzione della ricchezza che sta avvenendo, è un'operazione anche ad alto contenuto ideologico. È un'operazione dove al centro dell'attacco non c'è solo la vita quotidiana degli uomini e delle donne che vengono colpiti dai provvedimenti legati all'austerity, ma c'è anche complessivamente il modello sociale europeo basato su costituzioni che ponevano l'integrazione dei cittadini come uno degli elementi centrali, su cui ci siamo riorganizzati nel dopoguerra. Qualcuno lo ha detto esplicitamente, sì, qualcuno ha dei dubbi, ma l'obiettivo è questo. L'obiettivo è questo, e se l'obiettivo è questo, però, allora il ragionamento non è quello del rifluire nell'identità e nel proporre l'allargamento dei consensi sulla base dell'identità, è quello di dare un segno politico chiaro a alleanze vaste in grado di rimettere in moto, nelle condizioni mutate, quel tipo di processo, prendendo atto anche degli errori che la sinistra ha fatto da questo punto di vista. Se noi abbiamo avuto il governo dei commissari in questa maniera durante la crisi, è anche grazie al blocco del percorso costituente che fu avviato a suo tempo e a cui una parte della sinistra europea ha dato un contributo grosso sui referendum che portarono questo blocco. Se però l'analisi è questa, che è un'analisi che poi riportiamo su cosa sta succedendo sulla Costituzione materiale, ma anche sui tentativi di variazione della Costituzione, e poi deve essere coerenti quando si scende anche a costruire i percorsi. Noi da questo punto di vista ci ritroviamo su un punto della proposta, però diciamo qual è il nostro percorso. Noi abbiamo fatto una conferenza di programma nel mese di giugno del 2013, una conferenza non certamente tenera nei nostri confronti, ma nei nostri confronti come cittadine e cittadini impegnati in politica nella sinistra livornese, al di là delle sigle che abbiamo oggi, critica nei confronti dei cittadini e delle cittadine della sinistra livornese di questi anni, perché la colpa non è solo dell'ultimo. Se abbiamo intitolato quella conferenza di programma "Ricostruiamo Livorno", è perché l'analisi è che un sistema è saltato. E non si può dare la colpa soltanto all'ultimo cerino in mano. Questo sistema è saltato perché aveva degli elementi di criticità al suo interno, tant'è vero Alessandro Cosimi, ve lo ricordate il manifestino con la giacchettina e la manina così, cambiare lo stile di governo? Perché il ragionamento era la rottura rispetto ai 13 anni di governo Lamberti. E quindi gli elementi di criticità condivisi, individuati, c'erano già allora. Non solo non si è fatto niente, ma qui sono piombati poi gli effetti della crisi, perché c'è una località che per oggi non vive più soltanto di vita propria. Una, effetti della crisi da un punto di vista economico, effetti della crisi, perché io leggo il volantino di questa bellissima iniziativa e farete come Alba il 22 di febbraio. L'attacco all'identità delle autonomie locali non è con le manovre del 2013 e del 2014, è con la manovra di aggiustamento di bilancio del settembre 2004, con cui si comincia a tagliare alla radice
la possibilità per le autonomie locali e così come rafforzato dalla legge di